e lasciate queste donne alla loro esaltazione. Esse parlano meglio di quanto non sappiano e al di là della vostra comprensione. Esse sanno e non sanno che cosa sia l'agire e il soffrire. Esse sanno e non sanno che l'azione è sofferenza e la sofferenza azione. Né colui che agisce soffre, né il paziente agisce, ma entrambi sono fissi in un'eterna azione, in un'eterna pazienza, che tutti dovranno accettare come fosse desiderata e tutti dovranno soffrire come fosse invocata, finché si sveli il disegno, perché il disegno è azione e sofferenza, perché la ruota giri e sia per sempre immobile. Giulio Bosetti, che valore ha oggi Assassinio nella cattedrale? Ma Assassinio nella cattedrale è un capolavoro e, come tutti i capolavori, sa parlare in ogni tempo. Devo dire che è stato scritto nel 1935, ma è vivissimo anche adesso, non solo perché ha una componente poetica altissima ed è scritto da un uomo come Eliot, che è ai vertici del mondo poetico, ma è anche attuale, se si pensa che purtroppo si ripetono continuamente i fatti tragici nella vita e nella storia del mondo. Quello che accade ad esempio in Polonia è accaduto all'abate che è stato trucidato da alcuni uomini del governo polacco, oppure quello che è successo in America Latina. Sono tutti fatti emblematici, fanno vedere come il potere ancora può essere tremendo e nei riguardi di chi ha aspirazioni di fede e di chi crede in alcuni principi e non vuole tradirli, questi principi. Ecco, che cosa significa interpretare un personaggio come Tommaso Becket? Beh, è prima di tutto una prova d'attore importante, perché è un ruolo difficile, e poi c'è il gusto di non solo recitare e di fare una buona figura come professionista, ma anche di dare la luce di questo uomo che forse non tutti conoscono e non tutti hanno approfondito, ma che è una figura importante nella storia della Chiesa, se vogliamo dire. È quest'uomo che era forte, era coraggioso, era quasi violento, ma ha raggiunto la santità attraverso il martirio. Assolvi quelli che hai scomunicato. Lascia il potere che ti sei arrogato. Ridai al re danaro rubato. Rinnova l'obbedienza che hai violato. Per il mio signore sono pronto a morire, perché la sua chiesa possa vivere libera, in pace. Fate di me quello che volete, vostra infamia e vergogna, ma nessuno del mio popolo, in nome di Dio, chierico o laico, sia da voi toccato. Questo io lo proibisco. Traditore! 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 Tu, Reginaldo, tre volte traditore! Traditore di me, come mio vassallo temporale! Traditore di me, come tuo signore spirituale! Traditore di Dio, nel profanare la sua chiesa! Io non debbo fedeltà a un rinnegato! Presto il mio debito sarà pagato. Ora Dio Onnipotente, la Beata Sempre Vergine Maria, i Beati Giovanni Battista, i Santi Apostoli Pietro e Paolo, al Beato Martire Dionigi e a tutti i Santi, affido la mia causa e quella della Chiesa. Agnus Dei. Questo testo ha un po' segnato la sua carriera di attore. Sì, beh, devo dire che io all'inizio della carriera ho fatto il ruolo dell'Araldo nell'Assassino della Cattedrale, poi ho fatto il primo tentatore vicino a un grande attore che era Meo Benassi, e già allora apprezzai i valori dell'opera e sperai un giorno di poter interpretare questo arcivescovo. Il sogno si è avverato, perché sono riuscito a portarlo in scena e devo dire con un grande successo, con una partecipazione di pubblico eccezionale che forse alcuni anni fa non sarebbe stata così prevista.
Voglio dire, fino a 6-7 anni fa si faceva solo un teatro politico particolare e un teatro a sfondo religioso spirituale poteva essere visto in maniera così non simpatica, mentre invece c'è un ritorno, specie dei giovani, alla religione e ai fatti profondi che interessano l'uomo. Un martirio cristiano non avviene mai per caso, perché non si diventa santi per caso. E ancora meno un martirio cristiano è l'effetto della volontà di un uomo di diventare santo, così come potrebbe con la volontà e qualche macchinazione diventare reggitore di altri uomini. Un martirio è sempre un disegno di Dio per il suo amore per gli uomini, per avvertirli e guidarli, per riportarli sulla sua strada. Non è mai un disegno dell'uomo, perché il vero martire è colui che è diventato lo strumento di Dio, che ha perduto la sua volontà nella volontà di Dio e che non desidera più niente per se stesso, neanche la gloria di essere un martire. Bosetti è uno degli attori più lucidi e più partecipi di questo necessità che il teatro ha di ritornare alle sue origini sacre. In tutte le sue interpretazioni c'è questo privilegio che Bosetti dona alla parola, e la parola è proprio direi ciò in cui consiste l'avvenimento del teatro come rito. E credo che quindi la sua lunga esperienza, il suo lungo viaggio all'interno di un teatro un po' dissestato, anche se molto interessante come quello italiano, abbia un significato particolare. Giulio Bosetti, che importanza ha avuto il teatro sacro nel suo cammino di attore? Ma io non posso dire di avere recitato testi sacri, posso dire di avere iniziato la mia carriera vicino alla religione, perché ho incominciato i primi passi d'attore in un oratorio. Quando ero ragazzo, a 15 anni, mi venne la smania di recitare. Io abitavo in un paese della Bergamasca d'Albino e c'era un prete che era un animatore, amava il teatro e mise su questa compagnia, e da lì devo dire che è da lì che è nato la mia convinzione che potevo fare questa carriera di attore. Poi certo, io sono stato al corrente di quanto sono i testi di valore religioso, ma devo dire che e ho incontrato nella mia carriera alcuni testi religiosi come Assassino nella cattedrale, che adesso sto recitando, ma che ho recitato agli inizi, a 20 anni, vicino a Streller, vicino a grandi attori come Benassi. Si può spaziare in ogni campo e vedere che anche il teatro religioso ha la sua forza, anche se in questo momento forse è in un momento di particolare crisi. Lei in un convegno di alcuni anni fa ha parlato della condizione dell'attore. In che modo lei oggi vive questa condizione? Ma io penso che l'attore sia un professionista prima di tutto, che lavora, però è certo che se l'attore può insistere nella società, se può dare un suo parere, se può spingere in qualche maniera verso il bene, credo che sia una cosa positiva. La vita e la storia dell'uomo non è altro che una dialettica tra il bene e il male. Io penso perciò che anche l'attore possa avere una sua possibilità di influire in questa lotta tra il bene e il male. Qual è secondo lei il valore più profondo del teatro sacro? È proprio questo bisogno di cercare di migliorare e di arrivare a una speranza, che è la cosa fondamentale per l'uomo. Senza la speranza non si vive. 7 anni il mio popolo rimase privato di me, 7 anni di miseria e dolore, 7 anni a mendicare carità dalla Francia, io ho perduti. 7 anni non sono pochi. Mai più li riavrò quei 7 anni. Mai più, potete starne certi. Tra il pastore e il suo gregge ci sarà il mare. La giustizia del re, la maestà del re, tu così insulti
Dare indecenza! Pazzo insolente che non sai trattenere le tue minacce ai ministri e servi del re! Non sono io a insultare il re! C'è qualcuno più in alto di me del re! Non sono io, Beckett, nato tra i banchi di Cheapside! Non è contro di me, Beckett, che voi lottate! Non è Beckett che lancia anatemi! Ma la legge della Chiesa di Cristo! Il giudizio di Roma! Prete, hai parlato a rischio della vita! Prete, hai parlato a rischio del pugnale! Prete, hai ammesso perfidia e tradimento! Prete, sei traditore e re confesso! Sottopongo la mia causa al giudizio di Roma. E se voi mi uccidete, io sorgerò dal sepolcro e porterò la mia causa davanti al trono di Dio.